Allora, cari amici di TV Internet 1, siamo alla foce del torrente Vibrata. Oggi è tornato il sole sulla Val Vibrata, in particolar modo dove siamo, sulla costa dalla parte di Villa Rosa di Martinsicuro, e siamo venuti per documentare, insomma, com'è la situazione sulla spiaggia, che cosa è successo durante questi due o tre giorni di quello che è stato definito il ciclone Venere. Vedete alle mie spalle già, magari ve le documento un po' così, alcune delle immagini che ci tocca praticamente vedere. Noi adesso faremo una sorta, se sarà possibile, di excursus in questa parte di spiaggia, perché venendo qui già in questo posto abbiamo visto davvero di tutto quello che è arrivato dal torrente Vibrata e tutto quello che il mare ha riportato indietro. In particolar modo vi documenteremo anche la situazione di alcuni chalet che praticamente si sono ritrovati completamente senza spiaggia che già era molto esigua, molto ridotta nei giorni scorsi e anche un po' durante la scorsa estate, ma di cui sembra veramente non essere rimasto praticamente nulla. Io adesso giro la telecamera per farvi vedere per esempio che cosa c'è nella foce del torrente Vibrata. Vedete, queste sono le immagini proprio della parte dove il torrente Vibrata si butta nel mare, in questo tratto di mare fra Villa Rosa di Martinsicuro ed Alba Adriatica. Vedete quanta roba c'è. Noi chiaramente adesso faremo un viaggio e poi magari faremo un aggiornamento vicino a qualche chalet davvero disastrato e davvero senza spiaggia. I danni sono davvero tantissimi, già solo per pulire questo tratto di spiaggia sarà davvero necessario di tutto. Sapete che sono stati stanziati anche proprio recentemente delle somme, dei soldi praticamente, per il rifacimento di questo tratto di spiaggia che comprende Villa Rosa Sud e Alba Adriatica, il pezzo nord di Alba Adriatica, ma davvero non sappiamo se questa somma che era stata prevista, insomma, era già comprensiva di una situazione così disastrata come invece appare dopo le mareggiate e dopo il passaggio del maltempo e del ciclone Venere che c'è stato, insomma, in questi giorni. Adesso vi facciamo vedere un po' di immagini, raccogliamo un po' di immagini e poi faremo un altro aggiornamento, davvero, come vi dicevo, vicino o nelle vicinanze, insomma, nei pressi di uno degli stabilimenti balneari più disastrati in questa zona. Quello che vi stiamo mostrando adesso è
addirittura un tronco, un albero sradicato, vedete le radici? Eccole qua, ve le stiamo inquadrando. Un albero che si è praticamente sradicato, non sappiamo dove, il tronco, ed è stato proprio o ributtato in mare oppure sradicato in qualche parte, nella parte diciamo più alta o a metà del torrente Vibrata, ed è finito qui. Adesso è qui, vedete, non solo questa sorta di, come possiamo chiamarlo, no? Di canne che sembrano proprio aver invaso completamente la spiaggia, il tratto del litorale, sono davvero dappertutto in questo tratto a sud di Villa Rosa di Martinsicuro, ma addirittura, come vi facciamo vedere di nuovo, un tronco, un albero praticamente, un albero vero e proprio che adesso è qui sulla, su questo pezzo di battigia. Adesso continuiamo ad avvicinarci ad uno degli chalet. Vedete, qui fino a qualche tempo fa insomma c'erano bagnanti, fino a qualche mese fa c'era gente sulla spiaggia. Ovviamente, come vi dicevo, già in passato di questa spiaggia era rimasta poco. Chi vi parla ricorda invece una situazione totalmente diversa, ovviamente, quindi una spiaggia lunga, una situazione che è davvero figlia di tanto tempo, di tanta erosione che si è protratta nel corso degli anni, ma oggi, dopo questa situazione, davvero qui non è rimasto praticamente più nulla. Vedete, questa è un'attività commerciale praticamente, ma noi insomma vi facciamo vedere che qui proprio di spiaggia praticamente non ce n'è più. Il mare è arrivato, e adesso che è insomma è tornato il sole, per cui la situazione è ovviamente calma, è così, ed è davvero a ridosso. Possiamo immaginare che cosa invece sia successo l'altro giorno, quando le acque hanno davvero invaso tutto. Vedete, pezzi di spiaggia sono stati messi, credo, degli argini artificiali proprio negli ultimi giorni, o non so quando, ma in ogni caso poi il mare e la sabbia è davvero dappertutto. Per terra continuiamo a documentare quello che c'è. C'è questo protratto di battigia, lattine, bottiglie di vetro, il mare ha davvero ributtato, il mare, il torrente Vibrato ha davvero buttato e portato qui su questo tratto di spiaggia davvero, davvero di tutto. Noi proviamo a continuare a camminare su questo tratto, ed è davvero una situazione incredibile. Adesso siamo sopra quel pezzo di scoglio, diciamo, artificiale che è stato messo per cercare di salvaguardare un po' le cose. Vedete le fondamenta proprio di questo che è uno stabilimento balneare, ma che è invece ridotto in queste condizioni. Ecco, noi rischiamo anche di cadere se eventualmente insomma non ci sentite più, è perché siamo caduti. Vedete il pilastro sotto, è una cosa incredibile. Noi ovviamente non facciamo il nome di questo posto, poi ovviamente chi conosce questo posto saprà insomma dove mi trovo in questo momento. Io sto continuando a camminare su questo tratto di spiaggia, anche in altri posti. Noi cerchiamo di zoomare anche sul successivo posto. Ecco, per esempio, quello che sto inquadrando adesso è personalmente un posto che conosco bene, perché ci ho passato praticamente tutta l'estate. È il posto dove chi vi parla insomma è stato al mare. Quelle poche volte che siamo riusciti a goderci una giornata di mare l'abbiamo fatto qui, e questo è quello che invece vedete è rimasto. Anche su questo tratto, legni, bottiglie, l'acqua che entra da tutte le parti. Ecco, questa è la situazione qui vicino alla foce. Poi adesso ci spostiamo ancora verso nord, un po' più a nord, per andare a vedere com'è insomma la situazione anche da quelle parti, sempre per quello che riguarda questo tratto di Martinsicuro, in particolar modo insomma il tratto sud di Villa Rosa
di Martinsicuro c'è in particolar modo, insomma, un posto che già qualche mese fa vi abbiamo mostrato come totalmente senza spiaggia. Andremo a vedere che cosa avrà combinato il mare in quel posto, in quella situazione. Chiaramente parleremo solo di danni del mare, visto che poi, insomma, il vibrato sarà un po' più lontano. Ci spostiamo lì e comunque vi facciamo vedere ancora qualche piccola immagine di questo tratto e di come sono le cose.